si è storto il cervello. Ti si è storto il cervello. Ti si è storto il cervello. Pensate, ragazze, pensate, cos'è che non abbiamo provato? Non abbiamo provato a non provare a fuggire. Potrebbe funzionare. Non pensate a Edwina. Quanti altri nidi vuoti vi ci vogliono? Beh, forse non sarebbe vuoto se avesse passato più tempo a deporre uova e meno a fuggire. Deporre uova tutta la vita e poi essere spennate, riempite e arrostite vi sta più che bene, eh? È un mestiere. Sapete qual è il problema? I recinti non sono solo intorno alla fattoria, sono qui, nella vostra testa. C'è un posto migliore là fuori, da qualche parte oltre quella collina e... beh, ci sono grandi spazi aperti e tanti alberi e... e erba. Riuscite a immaginarla? Buona erba verde. E chi ci nutre? Nessuno, ci nutriamo da soli. Dov'è l'allevamento? Non c'è allevamento. Allora dove vive l'allevatore? Non c'è allevatore, Baba. È in vacanza? Non è da nessuna parte, ma non capite. Niente conta delle uova al mattino, né allevatori, cani, aie, chiavi, niente recinti. In tutta la mia vita mai sentito un tale fantastico mucchio di cavolate! Oh, affrontate la realtà, occhette! Le possibilità di fuggire da qui sono una su un milione. È sempre una possibilità. Siete un pubblico magnifico. Poveretto! Rocky, il gallo volante. Trovato. Portatelo dentro, presto.